E come la definisce, come la chiamiamo, una grande alleanza di L'Europa, destra anche? No, l'Europa delle patrie. Qua c'è la gente con sensibilità diverse, con storie diverse, che però vuole salvare il lavoro, la storia, l'identità, la cultura e vuole decidere a casa sua, senza che decida qualcuno a Bruxelles o a Berlino che non si sa chi sia. Quindi l'Europa delle patrie, di destra o di sinistra non mi interessa poco. Il grande punto comune tra tutti voi qual è? Perché ci sono anche molte differenze, no? La difesa del lavoro. La difesa del lavoro, questa Europa sta massacrando il lavoro, gli stipendi e le pensioni. Noi vogliamo andare a Bruxelles per difendere il lavoro, la terra, il territorio e il futuro. È il fronte anti-euro, un attacco all'euro è la strada per uscire dalla crisi, è la ricetta? L'euro è una moneta criminale che in 11 anni ha dimostrato di aver portato livelli di disoccupazione e di povertà che non c'erano da 40 anni a questa parte in Europa. Ha arricchito qualcuno, ha arricchito le multinazionali, le banche, la finanza, gli speculatori, ha devastato stipendi e pensioni. Quindi l'euro è il primo nemico da battere. Su questo posto ha detto non hanno lasciato uscire la Grecia dall'euro, figuriamoci noi. Ma se c'è un fronte comune che passa dall'Italia alla Francia, all'Austria, all'Olanda, alle Fiandre, alla Catalogna, se ci mettiamo insieme non ce n'è per nessuno. Ci vorranno tenere dentro per dissanguarci ulteriormente, ma non siamo qua a farci suicidare nessuno. La fame, l'euro è una causa, è una delle principali cause di questa fame. Interessante. Discorso oggi ho usato toni molto duri che ricordano un po' la Lega anche delle origini. C'entrano qualcosa in questo i movimenti di piazza, i forconi e Grillo? No, noi abbiamo preso atto che abbiamo provato a cambiare le cose da Roma in 20 anni in tutte le maniere possibili e immaginabili, mediando, alleandoci alla devolution, il federalismo fiscale, i costi standard, gli emendamenti, le proposte di legge, i referendum. E da Roma con le buone maniere, chiedendo per favore, non ti lasciano i tuoi quattrini, non ti lasciano il tuo lavoro, non ti lasciano il tuo futuro, quindi la Lega fa la Lega, punto. Lasciamo le mediazioni agli altri e la Lega fa la Lega. C'è una parola d'ordine della Lega di Salvini. Liberi e forti, saccheggio Don Sturzo, liberi, liberi dai condizionamenti, liberi da grandi finanziatori e forti perché governiamo le 3 regioni del nord e vogliamo farlo in maniera sempre più incisiva con la priorità il lavoro. L'attacco violento alla stampa, arriveremo a leggere la prescrizione anche da parte di Salvini. No, certa stampa che diffama, odia e infanga la Lega a prescindere, quindi io sono stufo di dover chiedere scusa per reati che poi non esistono e quindi quando la Lega fa risparmiare, ad esempio, decine di milioni di euro ai piemontesi, nessuno lo dice, e quando c'è lo scontrino che balla i titoli sui giornali. Quindi quando uno sbaglia paga, però basta, come Lega stiamo facendo tali e tante cose belle che sono stufo che qualche giornalista prezzolato continui a sputare fango. La sensazione è che avete abbandonato la lotta contro Roma ladrona per puntare su Bruxelles. No, il problema è duplice, lo Stato italiano, non Roma, tantomeno i suoi cittadini, lo Stato italiano che spreca, lo Stato italiano che ha fatto uno sconto di 90 miliardi di euro a chi gestiva le slot machine, per intenderci, qui va a massacrare sull'immondizia. Stato italiano che spreca e Bruxelles che però è un cappio ancora più grande, ancora più enorme, ancora più mortale dello Stato italiano, quindi un'altra Europa è possibile, indipendenti sia da Bruxelles, dai vincoli folli europei, dalla moneta criminale studiata a Bruxelles, che dallo Stato italiano, ma su questo siamo insieme, mi piacerebbe essere insieme a tanti movimenti autonomisti anche del centro e del sud per fare una lotta comune nel nome del territorio, del lavoro e dell'autonomia. Indipendenza e disobbedienza, allora cosa bisogna aspettarsi? Fatti. Poche parole e fatti, risultati, mantenimento delle promesse, però la disobbedienza prima la facciamo e poi la raccontiamo. Attaccando i giornalisti, alcuni giornalisti ha attaccato in qualche modo anche una serie di inchieste giudiziarie che hanno visto coinvolti alcuni vostri esponenti, poi ha detto nei prossimi mesi saremo sotto attacco, non abbiamo paura, ci arresteranno dei sindaci, non abbiamo paura, anzi andremo contro questo. Avete paura di nuovi problemi giudiziari? No, non abbiamo paura di niente, male non fare, paura non avere, però quando ti arrestano un sindaco, 2 sindaci, 3 sindaci, poi li rilasciano e intanto ti sputtanano e non funziona così, basta. E allora chi arresta e poi libera, chi infanga e poi smentisce, chi lancia il sasso e poi ritira la mano ne risponderà. Insomma, sono orgoglioso di essere segretario di un movimento pulito che si chiama Lega Nord. Qualcuno non è ancora uscito pulito però? Ne abbiamo allontanati parecchi, a differenza degli altri che li hanno aperti, chi ha sbagliato in casa nostra è stato allontanato. Salvini, con Maroni c'è stata una sorta di svolta in doppio petto, allontanate un po' le corna, gli elmi celtici e quant'altro. Con Salvini invece si torna in qualche modo a una Lega più dura, a una Lega anche più legata ai simboli.
Dalla Lega è la Lega. La Lega oggi ha fatto parlare docenti universitari e aveva degli allevatori che si alzano alle 4 della mattina. Il problema non è essere belli, ambrozzati, simpatici, renziani. Il problema è quello che fai. Quindi io penso che la Lega debba abbandonare le emozioni, i tentennamenti, le prudenze, e uno poi può fare le peggiori cose del mondo in doppio petto. E Monti era la persona più elegante del mondo e ha devastato un paese. Quindi io la cravatta la metto poco, però conto di riuscire a parlare sia ai grandi imprenditori che agli esodati massacrati dalla Fornero. Quindi la Lega che fa la Lega, non c'è niente da inventare.